occhi di oggi. Quando 10 anni fa Elio Colombi pensò a questo premio e disse che voleva portare a Fabriano i cuochi più importanti del mondo, tutti dissero che era una cosa bellissima, ma sembrava quasi un'utopia. Invece 10 edizioni, una più bella dell'altra. E ora abbiamo i premiati del decennale. Premieremo il miglior cuoco emergente, premieremo il premio Antonio Latini alla carriera, e adesso tutti sappiamo, grazie al professor Chiaravedi, chi è Antonio Latini, e siamo anzi affascinati, e capiamo che è un grandissimo onore avere un premio Antonio Latini, e poi daremo il premio Cuoco alle Stelle 2014. Iniziamo dal primo premio, dal cuoco emergente. Durante questi 10 anni ci sono stati diversi dibattiti e molti dicevano, avevano notato che c'era come, quando si parla della donna, noi diciamo che la donna di casa e cucina deve essere brava, quando invece parliamo di cuochi che devono essere bravi, di chef, sono sempre uomini. Beh, in questi 10 anni però ci sono state delle clamorose smentite, e una è questa di questa sera, perché questa sera premiamo come cuoco emergente Alba Estelle Ruiz, che è giovanissima, nasce nel 1989 a Banieres di Mariola, nei pressi di Alicante, in Spagna. È determinata a diventare una cuoca. Comincia a lavorare in cucina all'età di 16 anni. Si dimostra in poco tempo piena di talento. Inizia così il percorso che la porta a collezionare esperienze importanti in diversi ristoranti spagnoli e a perfezionare sempre più la sua professionalità. Nel 2008 partecipa a uno stage presso la pasticceria di Paco Torreblanca, uno dei più famosi pasticceri di Spagna. Tra il 2008 e il 2009 è capo partita antipasti presso il ristorante Teller di Carroca a Girona, Spagna. Questo locale dei fratelli Rocca nel 2014 è stato considerato il miglior ristorante del mondo. Nel 2010 Alba Ruiz si trasferisce in Italia come capo partita antipasti e secondi piatti presso il ristorante La Bandiera di Civitanella Casanova, in provincia di Pescara. Successivamente si trasferisce a Roma. Dopo il passaggio al ristorante Yolanda, approda al ristorante Marzapane Dolce e Cucina, dove attualmente ricopre il ruolo di executive chef. Nel frattempo arrivano gli apprezzamenti dei gourmet e i riconoscimenti della critica gastronomica, con il premio quale migliore chef emergente 2014 della Guida Gambero Rosso, il premio migliore cucina rapporto qualità-prezzo della Guida Gambero Rosso. Vince la prova del cuoco, programma TV di Antonella Clerici, partecipa all'edizione 2014 di Le strade della mozzarella e in Sardegna a Carloforte a Giro Tonno, uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno. Alba Estelle Ruiz è ormai pronta ad affrontare i più vasti orizzonti dell'arte culinaria e a diventare primo attore. Cuoco emergente 2014, Alba Estelle Ruiz. Il presidente della Fondazione Massa di Risparmio Fabriano e Cucina Montana, Guido Capiri. Grazie Presidente. Tanti anni di storia
Io sono una briciola di pane che cade su un tavolo, sono ancora una cosa piccola che deve crescere tantissimo. Questi premi diciamo questi premi che ti arrivano dopo ancora pochi anni di sacrificio, un sacrificio molto duro perché sono molte ore, molta passione, ogni giorno vuoi fare le cose fatte meglio. Queste cose ti fanno domani ritorni al ristorante, sei ancora più carica, con più voglia e quindi grazie. Come sta andando? Raccontaci di questo. Abbiamo aperto un anno e mezzo fa il ristorante, era un ristorante molto piccolo, da 22 coperti, eravamo tutti molto giovani, il più grande c'ha 32 anni, io che sono la più giovane che sono 24. 24, sì. È andato molto bene, per cui è diventato piccolo. Avevamo tanta richiesta, tanta gente voleva venire, per cui abbiamo preso la decisione di questo mese di agosto chiudere e fare una piccola ampliazione al ristorante. Abbiamo aperto da 2 giorni, quindi. Ma oggi come fate? Avete chiuso? No, sono stata stamattina al ristorante, ho finito il servizio alle 3, sono venuta domani mattina alle 8, riparto, domani mattina sono al ristorante, sono solo questa sera, sì. Abbiamo riaperto da 2 giorni e siamo già tutta la settimana piena, quindi abbiamo riaperto.